Buongiorno e benvenuti al mio canale, più che approfondisco la conoscenza di CapCut e più che mi rendo conto delle potenzialità di questo programma soprattutto la versione per computer Windows. Ci sono interessanti funzionalità anche nella versione per Android e iPhone e per la versione online da scheda del browser, ma chiaramente la versione come programma ha funzionalità decisamente superiori. Oggi vi faccio vedere come sottotitolare automaticamente un video in cui c'è del parlato naturalmente, di qualsiasi lingua. Quindi apriamo CapCut nel desktop con un doppio clic sull'icona del desktop e a questo punto creiamo un progetto. Se ancora voi non avete installato CapCut, potete andare nel link che ho postato nelle informazioni sotto al video per avere 7 giorni di utilizzo della versione Pro. Vado su Crea un progetto per aprire l'interfaccia principale. Qui su Importa posso andare sul più e aggiungere un video oppure posso anche trascinarlo. Andiamo sul più stavolta. Prendiamo questo video che ho estratto dal tutorial che ho fatto ieri. Questo video poi lo poniamo nella timeline. Si può fare anche andare. Migliorare l'aspetto di una o anche più persone. No, nelle foto è inutile che ve lo faccia ascoltare tutto. Sono 2 minuti. Cosa si può fare? Si possono aggiungere dei sottotitoli automatici. Si va qua sempre su Importa, poi andiamo su Testo. Come vedete ci sono i sottotitoli, clicchiamo su Sottotitoli. Sottotitoli automatici, vedete? Sottotitoli automatici, chiaramente scegliamo la lingua non è il cinese, ovvio, che è naturalmente l'italiano, quindi si sceglie l'italiano, ecco fatto. A questo punto cosa si fa? Si va semplicemente su Crea. E si attende che CapCut estragga i sottotitoli, sostanzialmente deve trascrivere quello che sente nel video stesso. Quindi si va su Crea, creazione sottotitoli automatici, vedete siamo già quasi alla metà della creazione. Il video è di 2 minuti, ecco, a questo punto i sottotitoli sono stati creati e si possono anche visualizzare. Io torno all'inizio, per esempio, con la timeline. E come vedete, qui ci sono i sottotitoli. Io li posso anche modificare come grandezza, ma vediamo, vedete? Migliorare l'aspetto di una o anche più persone, non nelle foto con cui lo si può fare con strumenti di Photoshop o di GIMP, ma nei video in cui c'è bisogno del... Avete visto? I sottotitoli che vengono inseriti automaticamente. Ora, qui sono selezionati, vedete, sono selezionabili e si può chiaramente spostare. Se si seleziona un sottotitolo, per esempio questo, si va qua sulla destra e si può modificare il sottotitolo se per esempio ci fossero degli errori. Vedremo come parlo con CapCut, che come saprete come farlo è, non come parlo. Quindi si possono modificare i sottotitoli. Chiaramente io magari adesso aumento un po' lo zoom per andare meglio. Per esempio seleziono questo sottotitolo qua, ha 3 opzioni di utilizzo, questo va bene. Seleziono questo sottotitolo qua, applicazione per il browser direttamente da una scheda, anche questo va bene, e posso controllare tutti. Si può usare come applicazione per dispositivi mobili. Seleziono su tutti i blocchi di sottotitolo, sia per Android, in questo caso la maiuscola è sbagliata, invece in Android andrebbe messa, e sia per eccetera, eccetera. Quindi chiaramente posso modificare tutti i sottotitoli, basta cliccare sopra a questi elementi e andare qua sulla destra su quello che su DaVinci Resolve si chiama Inspector, questo base, vedete? Si selezionano i sottotitoli, se selezioniamo questo sottotitolo qua, io vi metterò, in questo caso vi va piccolo, anche il link di invito per diventare pro, in questo caso magari pro si può mettere in maiuscolo e si può modificare, io non sto a farlo. Non sto a farlo, ma si possono editare tutti i sottotitoli che sono stati creati automaticamente. Si può anche selezionare, per esempio, un sottotitolo, questo, e magari aumentare o diminuire o anche spostare completamente la posizione, per esempio metterlo in alto oppure in basso. Si può anche, come vedete, ruotare o riposizionare. Si può anche cambiare il colore, vedete? Si può aumentare la dimensione del carattere, ma in questo caso è bene lasciarla al minimo.
colore, se vogliamo sottotitoli rossi, li mettiamo rossi. Si possono mettere in grassetto sottotitoli, oppure in sottolineato o in corsivo. Togliamo sottolineato, togliamo il corsivo, togliamo il grassetto, facciamo come prima, mettiamo sempre il bianco e si può anche modificare la spaziatura, si può modificare l'allineamento. Questo qua è l'allineamento centrale, vedete, si può scegliere l'allineamento diverso. E anche un ridimensionamento, ma questo è meglio farlo direttamente manualmente con il mouse. La posizione, si può impostare anche la opacità del sottotitolo, quindi vedete, si può renderlo completamente opaco oppure no. Si possono anche barrare, in questo caso più che un barrato è hanno sbagliato la traduzione, questo è un bordo, si può scegliere anche il bordo. Anche lo spessore del bordo, vedete? Si può scegliere anche lo sfondo, se si mette lo sfondo, si deve scegliere il colore dello sfondo. Vediamo per esempio il colore giallo, diciamo verde, ecco fatto, e se si vuole mettere lo sfondo, chiaramente in questo caso magari non mi interessa granché, si può anche togliere, si può aggiungere il bagliore al sottotitolo. E si può anche impostare chiaramente l'intensità del bagliore, l'intervallo, lo spostamento, eccetera, eccetera. Si può aggiungere anche l'ombra. In questo caso si può scegliere il colore dell'ombra, la sfocatura, la distanza, curva. Questo francamente non mi sembra interessante perché un sottotitolo con la curva magari è poco utile. Come vedete però possiamo personalizzare, non solo modificare sottotitolo per sottotitolo se ci sono degli errori della trascrizione del vocale, ma possiamo anche poi personalizzare la forma, il font del sottotitolo, possiamo anche modificare i caratteri, per esempio, vediamo un po' se ci sono altri caratteri interessanti. Come vedete, nel momento in cui si passa sopra un carattere si vede subito l'anteprima, alcuni sono pro, questo deve essere prima scaricato per poterlo visualizzare, chiaramente non si può cliccare sopra e allora lo vede, vedete? Questo, anche questo bisogna cliccarci sopra per poterlo scaricare e poterlo visualizzare. Eccolo qua. Non si può scegliere il font che crede. Questo è già scaricato. Questo è lo stesso già scaricato. Questo è un font tipo script, cioè un corsivo specialmente. Si può selezionare questo, per esempio. Oppure si può selezionare un altro, questo, o un altro ancora, guardate quante ce ne sono, e anche molti sono non pro, ma mettiamo uno un po' più visibile come questo. No, questo è troppo grande, lasciamo quello di sistema. E a questo punto noi possiamo esportare questo video con i sottotitoli che verranno visualizzati sovrapposti al video stesso. Si va infatti su esporta, si aprirà questa finestra. Vedete, in cui bisogna eliminare i raggi luminosi perché sono pro, quindi torno alla modifica. Mi ero accorto che erano pro, quindi vado su raggi luminosi. Ecco, sono pro questi, li tolgo. Mi sembra che poi non ci sia più niente di pro. Allora vado su esporta. A questo punto metto, lo chiamo video con sottotitoli. E verrà creato, vedete, questa è l'anteprima. Come vedete si può scaricare in maniera indipendente anche l'audio, però si può, se non si può scaricare in maniera indipendente, si lascia stare, tanto l'audio verrà comunque scaricato insieme al video. E come vedete c'è l'opzione Pro per scaricare i sottotitoli in formato SRT, cioè in un formato che poi può essere caricato per esempio con programmi tipo VLC. In questo caso io non ho la versione Pro, quindi non lo posso mettere, però come vedete si può visualizzare i sottotitoli nel video stesso, quindi vado su esporta. Migliorare l'aspetto di una o anche più persone, no nelle foto. Qui vado su annulla perché mi chiede se lo voglio esportare su TikTok o su YouTube. Ovviamente bisogna inserire il nostro account per poterlo fare e vado a vedere il video che è stato scaricato nella cartella di destinazione che ho impostato. Video con sottotitoli, lo faccio andare. Migliorare l'aspetto di una o anche più persone.
non nelle foto con cui lo si può fare con strumenti di Photoshop o di GIMP, ma nei video in cui c'è bisogno dell'intelligenza artificiale. È inutile che ve lo faccio vedere, avete capito come funziona. Quindi i sottotitoli vengono creati automaticamente, poi possono essere personalizzati nella tipologia, nel font e anche editati, nel senso si seleziona il singolo sottotitolo e si edita andando quindi su base, quassù, e quindi si editano i sottotitoli. Qui si può scegliere i caratteri, la dimensione, eccetera, eccetera. Avete visto tutte le cose che vi ho fatto vedere. Ci sono anche delle funzioni pro, come per esempio quella del bagliore, ma mi sembra che poco interessati. E questo è tutto per la creazione automatica di sottotitoli poi visualizzabili in sovrimpressione. E questo è tutto. Alla prossima volta.